A 9 chilometri di distanza da Postumia, località che i patriarchi d'Aquileia affidarono all'ordine dei Cavalieri Templari, si trova una località chiamata Prediama, molto nota per il leggendario Erasmus di Lueger, il cavaliere medievale che sfidò il capitano di Tergeste Gaspar Rauber durante l'assedio che lo vide protagonista. Nel vasto antro naturale aperto nella parete rocciosa di un'altura posta sul limite meridionale del Monte Nanos, si trova l'eremo di Erasmus, quel nido d'aquila nel quale egli si rifugiò, tenendo in scacco le truppe del Rauber durante il lungo assedio teso a catturarlo vivo o morto. L'edificazione di quest'eremo ha origini molto antiche che risalgono all'alto medioevo del periodo di Carlo Magno. Questo luogo fortificato divenne feudo del patriarca di Aquileia e fin dalla seconda metà del XV secolo venne occupato da una stirpe vassalla di origine germanica che si insediò pure nella vallata del Vipacco. La stirpe era quella dei Lueger, nominati capitani imperiali dagli Asburgo, che entrarono in proprietà del feudo nell'anno 1378. Uno di questi capitani imperiali era Niklas Luogar, capitano di Trieste ben noto per la sua ferocia, il carattere irascibile ed il temperamento spietato, setibondo solo di gloria e di padronanza. Il suo capitanato coincide con un periodo buio della storia di Tergeste, divisa tra due fazioni avverse, gli statutari ed i capitanali, e viene ricordato come il periodo della distruzione della città. Niklas Luogar ebbe 10 figli da Margarita Steiner ed Erasmus era il suo primogenito. Assomigliava al padre come una goccia d'acqua ed era un bell'uomo, di maschia presenza, svelto di spada, avventuriero galante, ma pure soldato del re, insignito di alte cariche e di onorificenze. Una personalità complessa, mutevole, un temperamento controverso che, come dice lo storico Johann Bayer von Valvasor, gli causò molti guai e lo portò ad una fine precoce. Godeva di molta stima Erasmus alla corte dell'imperatore Federico III, ma in seguito ad una lite con il maresciallo von Pappenheim, che aveva offeso la memoria del suo amico Andreas Baumkirchner, Erasmus lo uccise, divenendo così un fuorilegge, un ricercato. Correva l'anno 1484 ed il capitano di Tergeste Gaspar Rauber venne incaricato dall'imperatore di catturarlo vivo o morto. E così quel nido d'aquila, chiamato Lucknam, quell'ambiente unico ed eccezionale occultato dalle alture boscose e da luoghi selvaggi, divenne il suo eremo ed il teatro delle sue gesta avventurose.
Erasmus venne assediato dalle truppe del Raubar per oltre un anno, durante il quale il cavalleresco brigante si beffava degli assedianti, gettando dall'alto della voragine pezzi di arrosto e frutta fresca, viveri che riusciva a procurarsi grazie al segreto pertugio che portava nella retrostante vallata del Bipacco. Ma non mancò il traditore. Fu il fedelissimo servo ad indicare a Rauber la cavità nascosta, dove Erasmus si ritirava la notte, e dal segnale di una torcia una scarica di spingarda lo colpì a morte. Così cessò di vivere il leggendario Erasmus Castellano di Vipacco e signore di Lueg, cavaliere d'una ferocia inaudita in combattimento, ma tenero di cuore verso la povera gente. La leggenda vuole che sia sepolto sotto il gigantesco tiglio che fa da cornice alla stupenda fortezza, sua eterna dimora. Accanto alla torre, dove c'è un piccolo spiazzo, v'è una passerella che conduce all'eremo di Erasmus, attraverso un ponte levatoio. Nella tana di Erasmus è rimasto visibile però solo il muro esterno, con una finestra ed un focolaio murato di grandi dimensioni. Sulla terrazza superiore v'è un pozzo profondo 6 metri che raccoglie l'acqua piovana proveniente dalle grondice. Questo nido d'aquila è incastonato in una grotta a strapiombo sopra l'inghiottitoio carsico del torrente Lokva, che si erge per 123 metri ed è un monumento unico in quanto simbolo del modo in cui veniva vissuta l'esistenza nel Medioevo. Nel sottosuolo, plasmato attraverso milioni d'anni dal torrente a scomparsa Lokva, le cui acque scorrono per oltre 13 chilometri verso il fiume Vipava, vi è un intreccio di gallerie, cunicoli profondo circa 140 metri, che porta alla grotta fangosa, alla grotta vecchia, al buco ventoso, ancor più avanti alla sala nera, lunga 120 metri, alta 40 e larga 35. La grotta o caverna di Lughea, che si trova dietro al castello, è percorsa da un torrente impetuoso, che un tempo era navigabile, attraverso un passaggio sotterraneo, passaggio che fu interessato da un movimento sismico, cosicché il torrente venne ostruito da un grosso masso di pietra, obbligando il fiume ad inabissarsi nelle viscere della terra. La grotta si sviluppa nelle viscere della montagna per 6.466 metri. Attraverso tale passaggio sotterraneo, Giasone navigò con la sua barca per arrivare fino al mare Adriatico. La leggenda narra che i mitici eroi greci, gli Argonauti, diretti nel regno di Eta, nella Colchide sul Mar Nero, alla conquista del Vello d'Oro, passarono attraverso la galleria sotterranea della grotta di Lueg. Il dottor Schönleben, come riporta il Valvasor, avanza l'ipotesi che gli Argonauti fossero passati attraverso questo passaggio sotterraneo e la sua ipotesi è avvalorata dallo storico Plinio, che viene riportata testualmente. Das Schiff Argo ist durch einen Fluss in Adriatische Meer hinabkommen, nicht weit vom Tergeste, wiewohl man jetzt nicht mehr weiß, was für ein Fluss gewesen. La nave Argo giunse nel mare Adriatico attraverso un fiume non lontano da Tergeste, quantunque non si sappia quale sia stato tale fiume e il cui nome si è perso nel tempo.
Dopo la morte di Erasmus, vennero effettuate nuove costruzioni a ridosso dell'antro che custodiva i resti di un castello precedente, risalente all'anno 1100, e durante gli scavi venne rinvenuto pure un tesoro nascosto. Il castello venne abitato dapprima dai nobili Gallenberg, poi dai Cobenzl, dai conti Coronini ed infine dai principi di Windisgrätz. Oggi il castello è divenuto meta turistica di grande attrattiva, ma è il fascino dell'eremo di Erasmus e della spettacolare grotta ad incantare il visitatore. Nel silenzio della vallata, appena ritmato dal verso delle cicale, ci si immerge in un lontano passato, quando uno squillo di trombe annunciava l'arrivo di un drappello di cavalieri nelle loro ingabbiature squamate, giunti nella loro dimora da un viaggio in terre lontane.